Volley Champions League, stessa finale, stesso esito amaro di un anno fa per la Trentino Itas, sconfitta ancora dai polacchi dello Zaxa. Maurizio Colantoni. Una finale giocata a singhiozzo contro una grande squadra, lo Zaxa. Per Trento così è sfumata la quarta Champions League, per i polacchi invece diventa la seconda consecutiva. 3-0 e sogni infranti a Lubiana. Non è andata, è mancato il ritmo gara, è mancata la Trento della stagione, forse ferma da troppi giorni. Sono mancati i meccanismi, quelli che hanno reso Trento una delle squadre più interessanti della Superlega. Quel ritmo, quella cattiveria agonistica invece ce l'ha avuta la formazione polacca. Per questo ha alzato il trofeo. Secondo me, a parte il primo set, siamo stati veramente vicini, però qualcosa è mancato. Secondo me loro sono stati più forti oggi e l'hanno meritato di vincere. Secondo me all'inizio siamo partiti un po' scombussolati, però dopo siamo rientrati e avevamo avuto veramente bellissimo chance, però purtroppo non siamo riusciti a tenere fino alla fine e ci è sfuggita. Ora però si guarda avanti, il bicchiere è mezzo pieno dopo una stagione che ha visto Trento 3 volte in finale, con una vittoria in Supercoppa in apertura di stagione. Si ripartirà da lì, dall'entusiasmo, dal gruppo, dalla voglia di far tornare Trento la squadra da battere e magari di nuovo sul tetto d'Europa.